Siamo in questa parte di Milano perché forse tutto è iniziato qui e forse è il posto dove le trasformazioni sono avvenute più velocemente. Cioè, siamo in Piazza Garolenti, c'è il Bosco Verticale, però nel 2003, 2004, 2005, 2006 fino forse al 2009, 2010 qui c'era la Steca degli Artigiani, ovvero l'Isola Art Center, che è il centro fondato da Berteis, dove si era creata una vera e propria comunità di artisti che collaboravano insieme. E io ho fatto il mio primissimo lavoro, era proprio qua dietro, dove adesso c'è il Bosco Verticale, avevo fatto una linea di PVC nero lungo quanto la Steca degli Artigiani, con alla fine una grande scritta alta 2 metri da stencil a spray bianco, dove avevo scritto save 100%, no? Che era un po' come un comando di navigazione, come quando scrivi un testo o post-produci un'immagine e poi la salvi nel tuo computer. In quel discorso di vivere in più tempi contemporaneamente, per me quel lavoro era fare una fotografia, un'istantanea, di quella situazione, in modo tale che si creasse una linea temporale, un universo parallelo che continua ad esistere. Cioè, quel comando di salvare quella situazione è vero oggi, e quindi dietro di me c'è il Bosco Verticale, ma c'è ancora la Steca degli Artigiani, c'è ancora l'Isola Art Center, perché io posso riaccedere a quel file e teletrasportarmi ancora in quel momento storico dove tutto è iniziato. Innanzitutto è un tipo di ricerca ibrida. Quando uno guarda un mio lavoro, secondo me si trova come in mezzo a una piazza da cui partono diverse strade, no? Quindi le strade principali sono quelle che collegano la storia dell'arte alla fisica teorica, alla fisica sperimentale. Quindi una persona che conosce il mio lavoro, in teoria sarebbe bello che fosse una persona curiosa a 360 gradi, in modo tale che ci sia una relazione con connessioni diverse e discipline diverse. È complesso perché mette insieme tante cose, senza voler dare una gerarchia a queste cose. È una specie di labirinto, diciamo, un labirinto di simboli e un labirinto di informazioni, dove le persone sono, come dire, invitate ad entrare a trovare il loro percorso privilegiato, il loro viaggio. Parallelamente a cose estremamente complesse e un po' ostiche, diciamo, perché appunto la fisica teorica, la fisica sperimentale non sono materie semplici da trattare, cerco di inserire anche degli elementi che vengono dalla cultura pop, dai cartoni animati, dal mondo dello sport, della ginnastica, dell'allenamento psicofisico in generale, che va appunto dal tennis alla meditazione. La sintesi è una sfida, è davvero la sfida. Io parto dagli esempi che mi hanno più colpito e condizionato nel mio momento formativo, forse, o nella mia esperienza quella quotidiana di scoperta del mondo della ricerca e dell'arte. Se dovessi trovare un epicentro, quell'epicentro, quell'effetto domino è iniziato quando ho scoperto il Bacco e Arianna di Tiziano alla National Gallery di Londra. Il Bacco e Arianna di Tiziano è esattamente quello che cercavo di dire prima, un labirinto ipercomplesso dove ci sono simboli che partono dal Rinascimento, che si teletrasportano indietro alla mitologia greca, che poi fanno dei percorsi alternativi estremamente sofisticati, che hanno anche a vedere anche con la religione, con la Controriforma. E come faccio a rendere visiva una ricerca che parte dall'invisibile, dalla fisica teorica, che di per sé sono delle cose molto difficili da immaginare, no? E sono anche lontane dalla nostra esperienza quotidiana, perché noi siamo fatti e siamo circondati da particelle subatomiche che continuano a parlarsi e interagire, ma non le vediamo mai. Quindi, come dire, siamo fatti da quello, siamo circondati da quello, ma non lo vediamo. Vediamo solo gli effetti a scala macroscopica.
Io parto dalla fiducia che quello che esiste a scala microscopica, quasi come una proiezione olografica, si proietti su tutto il resto. Quindi anche se le persone non lo vedono, le persone lo sentono. E quando nell'opera tu cerchi di restituire un comportamento invisibile, quella sensazione, quando l'opera funziona, emerge nella mente e nell'aspetto emotivo di chi la sta guardando. L'opera di per sé è come una specie di database, no? Dove i contenuti sono latenti, ma tu devi estrarli. Se fosse appunto un database, dovresti fare una domanda, no? Per riuscire a capire qual è il contenuto. Quindi l'obiettivo e l'attitudine dello spettatore è fondamentale per, come dire, riuscire ad utilizzare la forma per arrivare al contenuto. È un po' come, tornando ancora a quello che dicevamo prima sulla mitologia, un po' come se l'opera fosse un oracolo. È lì e attende che qualcuno gli faccia una domanda per prevedere il futuro attraverso il passato. Alla base della ricerca ci sono dei comportamenti invisibili. L'opera, come in una specie di transizione di fase, no? Da stato solido, liquido a gassoso, è quella cosa che li trasferisce su un altro piano, no? È la temperatura di un sistema, l'opera, in qualche modo. E i contenuti, come se fossero dei punti di ancoraggio, hanno a che vedere quindi con qualcosa che noi sentiamo ma non capiamo fino in fondo. Quindi quello che fa l'opera è rispettare l'atteggiamento probabilistico della realtà e trasferirla, anche se questo è un po' paradossale, in un oggetto fisico tangibile. Quindi i viaggi nel tempo, il teletrasporto, l'entanglement, che è questo effetto di connessione a distanza che collega due punti in maniera quasi più veloce, non quasi, in maniera più veloce rispetto alla velocità della luce, sono quelle cose che alle persone vengono subito un attimo, insomma, provoca un po' di scompenso immaginare queste cose. Ecco, io proprio lì che cerco di agire e di aprire delle finestre immaginative. La responsabilità dell'artista nella società credo che non sia diversa a qualsiasi altra responsabilità naturale, dei processi naturali. Cioè, la responsabilità dell'artista è quello di trovare unità dove sostanzialmente le persone percepiscono frammentazione. Quindi mi nutro, diciamo, di questa costante battaglia contro la mia paura, che poi si converte in letture di testi complicati, nel tentativo di comprendere un linguaggio che è quello matematico, che è estremamente difficile da affrontare. Mi nutro della compagnia di fisici teorici che mi accolgono nei loro centri di ricerca, e cerco di interfacciarmi con la comunità scientifica, perché credo veramente che quello che stiamo facendo affronti la materia ignota a 360 gradi. Quindi mi nutro di quello che non so, sostanzialmente. La bibliografia per un artista è forse la cosa più preziosa che l'artista, almeno per me la bibliografia è la cosa più preziosa che ho, perché se non fosse stato per i libri che ho scelto e che mi sono capitati, non sarei mai arrivato a pormi certe domande, perché la cosa più difficile secondo me non è capire la risposta, ma capire qual è l'importanza della domanda.